A 10 mesi di distanza dall'ultima partita giocata, quella in trasferta contro il Forza e Costanza, a partire da questo lunedì 9 agosto, il Dalfobuario è tornato ad allenarsi agli ordini di Luca Inversini, pienamente confermato sulla panchina neroverde. Tre finori nuovi acquisti portati dal mercato: l'argentino Lucas Zafran, vecchia conoscenza del Breno, il guerriero di 1000 battaglie Frank Kamal, tornato in neroverde per reggere le fila della difesa, a cui si aggiunge un altro gradito ritorno, quello di Marco Fusar Bassini. In vista del nuovo campionato di eccellenza, il tutto sarà mixato all'energia dei numerosi giovani presenti in rosa per un Darfo umile ma ambizioso. Se tralasciamo i due gemelli Guarnieri, che dopo anni hanno manifestato l'intenzione di fermarsi un attimino, abbiamo confermato tutto quello che era la nostra esperienza nel passato, nell'anno scorso, negli ultimi 2 anni, e poi abbiamo inserito tre o quattro giocatori che crediamo siano di categoria e ci possono far alzare il livello. Pensiamo di aver creato un buon mix tra tanti giovani, principalmente se non tutti del nostro settore giovanile, e questi anziani però relativamente giovani, cioè di esperienza calcistica, ma che ci possono dare ancora molto. Non ho difficoltà a dire che quest'anno, diversamente magari dalle ultime 2 o 3 stagioni, partiamo con un obiettivo magari un po' più ambizioso, nel senso che di non dover patire, doverci guardare dal basso, ma cercare di guardare le posizioni più alte, insomma, ecco. Pensiamo, io, il mio staff, i dirigenti, chi da 3 mesi sta lavorando a questo progetto, pensiamo di aver allestito una buona squadra. Non è un voler mettere le mani avanti se ti dico che questo girone dove siamo inseriti ha 7-8 squadre che tecnicamente possono essere più forti di noi, ma io l'ho già ribadito una volta che nel calcio la bellezza di questo gioco è che non sempre vincono i migliori, o comunque c'è modo di ovviare a certe carenze attraverso altri canali che possono essere l'empatia, la forza dello spogliatoio, la corsa. Di fatto il mercato si è fossilizzato, fra virgolette, su tre giocatori che sono Kamal, Zafran e Fusar Bassini, però il fatto di essere riusciti a riconfermare dei giocatori che avevano mercato è importante per noi, come Berta, Spampati, Cortinovis, Flaccadori e tanti altri. Insomma, abbiamo cambiato 11 elementi rispetto all'anno scorso, quindi siamo consapevoli di aver fatto una buona scelta e i primi giorni di allenamento lo stanno dimostrando, quindi ci vuole un po' di pazienza, ritrovare un po' la condizione, l'equilibrio e poi magari saremo pronti a fare un buon campionato.